Ben ritrovati amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Salute e Prevenzione. Vi ricordo che siamo sempre in diretta dai nostri studi. Vi ricordo, e lo vedete anche in sovraimpressione ai vostri teleschermi, il numero di telefono che potete digitare qualora abbiate desiderio di porre qualche domanda ai nostri professionisti ospiti in studio. Saluto subito l'ospite di oggi, buonasera, benvenuto e ben ritrovato anche al dottor Pietro Imbrogno. Lui è un urologo e in genere è un po' che ci vamo a vedere, dottor Imbrogno, eh? Quindi noi trattiamo solitamente con lui una patologia, un disturbo abbastanza frequente nei maschietti e ci riferiamo appunto all'ipertrofia prostatica benigna, eh? E quindi, come da manuale, noi cominciamo con lo spiegare ai nostri amici che ci seguono da casa, appunto in linee generali che cos'è la prostata nell'organo, nell'uomo e poi perché si può appunto andare incontro, perché si verificano i casi di ipertrofia. Intanto buonasera a tutti, ringrazio sempre Tenny per questa opportunità che mi dà, anche per fare un po' di educazione sanitaria, visto che nonostante i miglioramenti che ci sono stati per quanto riguarda l'afflusso di pazienti nei nostri ambulatori, sia pubblici che privati, però ancora siamo molto indietro per quanto riguarda la prevenzione rispetto al campo femminile. Quindi di nuovo ringrazio. Faccio presente che la ghiandola prostatica è appunto una ghiandola che fa parte dell'apparato urogenitale, è situata sotto la vescica che tutti gli uomini hanno. Perché ad alcuni è stata posta la domanda, ma lei ha la prostata? Hanno detto no, perché la prostata non è una malattia, la prostata è un organo come l'appendice, le Come la tiroide. tonsille, la tiroide e così via. Quindi tutti gli uomini abbiamo la prostata, le donne no. Questa ghiandola man mano negli anni va in grosso, ha un fisiologico ingrossamento, sono pochi gli uomini che con l'aumentare dell'età non abbiano un ingrossamento più o meno significativo della ghiandola Il prostatica, primo, diciamo. dottor Imbrogno, avviene, se non ricordo male, durante la pubertà e fino ai 25 anni, no? Il primo, come dire, appunto questo aumento. No, diciamo che l'aumento vero e proprio comincia a esserci, già alla pubertà comincia a esserci un lieve aumento, ma poi l'aumento Che è vero e proprio, fisiologico, diciamo sì, così. poi l'aumento vero e proprio più o meno insomma, dai 30-35 anni in poi comincia ad aumentare più o meno gradualmente. Poi intorno dai 60 anni, 70 anni in poi cominciamo ad avere diciamo, percentuali Più molto significative. più significative di aumento prostatico, ciò non toglie che ci sono anche persone anche in età più giovanile che normalmente non dovrebbero avere una prostata così grossa, però ognuno di noi è diverso dall'altro, per cui noi abbiamo avuto anche casi di persone di 45 anni che si sono dovute sottoporre a intervento chirurgico per ipertrofia prostatica benigna, però onestamente sono una casistica molto ridotta rispetto alle persone over 70, over 80. È ovvio che spesso dice, dottore, ma il paziente ha 85, 87 anni, 90 anni, non c'è età, basta che non ci siano controindicazioni chirurgiche. Anche perché oggi abbiamo a disposizione anche delle metodiche molto più diciamo, sofisticate, anche maneggevoli e con meno effetti collaterali. E Certo. proprio ieri leggevo che è stato operato, non mi ricordo dove, al nord, ma so che l'avremmo potuto fare anche qui tranquillamente, è stato operato un anziano di 100 anni. Per cui se le Cioè la condizioni possibilità è giusto generali, che sì, venga è fatto, no? stato ovviamente ben monitorizzato dal punto di vista cardiocircolatorio, respiratorio, pressorio, il paziente era in condizione di poter affrontare diciamo così, l'intervento, dato che stava bene, quindi potrebbe anche vivere altri 105, 106, Certo, 107 certo. anni, per cui perché farlo stare con un catetere che sicuramente non avrebbe migliorato la sua qualità di vita e forse avrebbe anche accorciato quello che gli rimaneva da vivere. Per cui non c'è un'età ben precisa. È ovvio che se le condizioni, è naturale che più uno va avanti con l'età e più il rischio di essere
operato dalla prostata, da ipertrofia aumenta, prostatica, insomma, aumenta. con l'andare avanti degli Sì. anni. No, non è detto che avvenga, però in genere è così, sono Sì, è strettamente ovvio che correlate. non tutti i pazienti che hanno ipertrofia, ci ingrossiamo, parliamo in termini, in Sì. modo da farci capire, cioè sono interessati all'aumento di volume della prostata, non tutti verranno sottoposti a intervento chirurgico, perché il volume della prostata non è un fattore o un indice che può farci decidere l'intervento. L'intervento Certo, certo. diciamo, è determinato dai disturbi. Poi lo Dai vedremo disturbi. più avanti. Allora, ritorniamo insomma dal discorso dove ci eravamo un attimo interrotti, perché per dire che c'è questo aumento fino a un certo momento della vita, la fase della vita dell'uomo, insomma abbastanza normale, fisiologico, poi può accadere che comincino questi disturbi, no? Perché in caso di ipertrofia, quindi di ingrossamento della ghiandola prostatica, quali sono appunto i disturbi che in genere vengono riferiti? Ma all'inizio il paziente in genere comincia a riferire che nota, specialmente il paziente, per esempio un cinquantenne, un 52, 50, 55enne, comincia a dire che il dottore dice, rispetto a prima ho notato, o a volte lo domandiamo noi se viene a visita, dice, ma dice, il flusso dell'urina com'è? E beh, dice, non, sì, urino bene, dice, però non è più forte come una volta. E questo già ci deve fare indagare, perché può darsi che non solo non sia forte come una volta, però può darsi che sia ancora accettabile perché è la vescica che si comprime con eccessiva forza. Per cui un esame banale, quale può essere la uroflussometria, che è un esame che consiste nell'urinare, dentro una bacinella che è collegata al computer, si dice se il paziente urina con un mitto ridotto, ma senza eccessivo sforzo, oppure urina in quel modo perché è la vescica che si contrae con maggiore Quindi forza. questo tipo di esame vi consente di stabilire Sì. questo. Ci fermiamo un attimo perché c'è la telefonata. Pronto? Buonasera, Pronto? buonasera, da dove chiama? Buonasera, Bisantis Peppino da Catanzaro. Prego, signor Peppino. Bisantis Peppino da Catanzaro. Prego, le chiedo solo una cortesia, se riesce a abbassare il volume del televisore e parlarci solo attraverso il Ecco, io telefono. recentemente. Ho passato una visita per la prostata e mi è stato dato una pillola da prendere tutti i giorni, il Laxis. La situazione mia in questi giorni, in questi periodi, è che spesso e volentieri vado a urinare. La situazione mia inizia negli anni, io adesso ho 70 anni, quando avevo 30 anni. Ci fu un periodo che stavo più, diciamo così, nel bagno che nel letto la notte e mi fecero diciamo così, alcune sedute di una lampada che veniva messa, diciamo così, sul sesso per un periodo di 10 o 15 giorni. Pensa che questo mio, diciamo così, subito interessarmi di questa situazione abbia avuto il suo esito positivo che ancora oggi riesco a tirare avanti, o se avessi, diciamo così, lasciato le cose come andavano, la situazione sarebbe peggiorata. Intanto questo fatto della lampada, non ho capito bene di che terapia Io si tratta. prendo il Benur 2 volte al giorno, una volta al giorno come medicinale. Allora, il Benur sicuramente va bene perché determina un rilasciamento del collo vescicale per cui facilita diciamo, la fuoriuscita dell'urina. Il Lasix non è un farmaco che viene utilizzato nell'ipertrofia prostatica, a meno che lei non aveva un problema di tipo pressorio, l'ipertensione, oppure aveva una ridotta No, mi proporzione. sono confuso, scusi, è il Proplus. Ah, il Proplus, Mi sente? sì, il Proplus è un È il integratore, Proplus è un, che abbiamo sentito. devo prendere Sì. per 6 mesi la mattina. Allora, il Proflus è diciamo che un integratore
fatto a base di selenoa, repens e altre sostanze che sono licopeno, zinco. La selenoa repens ha una buona azione soprattutto decongestionante. Può leggermente mantenere sotto controllo il volume prostatico, ma prendendolo per almeno 6 mesi e poi facendo una breve interruzione o possibilmente prenderlo in maniera continuativa, ma noi in genere lo utilizziamo in associazione, dipende poi dal volume della prostata, perché in genere noi, o almeno io personalmente, lo associo quando insieme ad altri farmaci per potenziare o per dare anche una sostanza che agisca in maniera decongestionante, perché spesso nell'ipertrofia prostatica benigna è sempre associata una piccola o meno piccola componente infiammatoria. Per cui Ok. il Proflus è un buon farmaco. Poi se dare solo il Proflus, il Benur va bene, anche se poi ci sono anche altri farmaci, forse un po' più specifici per l'ipertrofia prostatica o diciamo più selettivi, però se la ghiandola supera un certo volume, forse sarebbe meglio associare altri tipi di farmaci oltre al Proflus e al Benur. Quindi cosa possiamo consigliare al signor Peppino in Io questa consiglio fase? di fare la visita di nuovo dall'urologo, fare una valutazione ben precisa della volumetria prostatica, fare un'uroflussometria e poi in base a questo decidere il trattamento più idoneo. Ok, tutto chiaro, signor Peppino? Sì, ha già chiuso? Va bene, ok. Allora, andiamo avanti, quindi stavamo parlando dei sintomi che vengono riferiti, quindi questa, abbiamo sentito come attraverso questo tipo di indagine che voi avete, insomma questo strumento che avete negli ambulatori, riuscite a stabilire un po' anche il flusso. Sì, è un esame semplice, poi in base ai disturbi accusati dal paziente, questa potrebbe essere anche una prima fase di un esame ancora più, diciamo, leggermente più complicato, ma non particolarmente invasivo, per studiare più a fondo anche la fisiologia della vescica, quindi è un esame funzionale, che è l'esame urodinamico completo. E questa regola è un esame che specialmente in alcuni casi particolarmente sospetti andrebbe fatto perché spesso e volentieri i disturbi non derivano solo da una prostata ingrossata, ma potrebbero anche derivare da una vescica che non funziona bene. Per cui Certo. qual è il problema? Che se noi andiamo a operare un paziente che ci ha associato anche un problema vescicale, noi risolviamo il problema della prostata, però il paziente continua a mantenere quei disturbi perché il problema era primitivo della vescica. Esatto. E questo anche dal punto di vista del medico legale può avere la sua importanza, perché il paziente potrebbe dire, ma lei perché non mi ha detto che dovevo fare questo esame? Perché sapendo che mi sarebbero rimasti più o meno gli stessi disturbi, io avrei potuto optare di non operarmi ancora. Certo, come potrebbe anche accadere il caso che magari non ci sono sintomi, non so se magari secondo, durante il suo lavoro quotidiano, chissà quanti gliene saranno capitati, no? Di pazienti che arrivano magari all'improvviso, non hanno mai avuto segnali o sintomi Può essere, può essere. particolari e poi d'un tratto di botto hanno difficoltà ad urinare, non riescono proprio, Sì, no? ci sono quelle prostate, diciamo così, che determinano una media ostruzione, magari una vescica che si contrae abbastanza bene, riesce in un primo momento a vincere le resistenze determinate dalla prostata stessa, però poi a lungo andare questa vescica, diciamo, cessa o comincia a diminuire la sua, si è stancata, insomma, in poche Certo. parole, e comincia a determinare proprio questa riduzione e la manifestazione, la sua funzione, e quindi cominciano a manifestarsi dei sintomi, che a volte possono anche manifestarsi con una ritenzione acuta di urina.
Certo. Poi insomma abbiamo detto si possono avere poi dei sintomi urinari a prescindere dall'ipertrofia prostatica, no? Come abbiamo sentito magari possono essere causate, che ne so, da un'infezione del tratto delle vie urinarie, possono essere delle prostatiti che sono un'altra cosa, a volte magari c'è anche un po' di... Certo. Confusione in questo, no? Come sintomatologia. Non solo, per esempio i sintomi dell'ipertrofia prostatica, che soprattutto sono la riduzione del flusso e poi la necessità di andare a urinare spesso perché non si ha un completo svuotamento della vescica, per cui la vescica si riempie più facilmente, essendo svuotata parzialmente, e poi ci può essere quello di andare spesso al bagno di notte, la cosiddetta nicturia, e poi c'è l'urgenza menzionale, nel senso che il paziente non riesce a trattenere l'urina, proprio a volte non riesce neanche ad arrivare al bagno, questi siamo nei gradi diciamo più estremi, e come dicevo prima la necessità di andare a urinare spesso, questi sono sintomi anche irritativi e soprattutto questi segni irritativi vanno sempre diagnosticati bene e fare la diagnosi differenziale, come dicevo prima, perché questa stessa sintomatologia può essere diciamo, tipica o più o meno tipica anche di una patologia vescicale, certo, che può essere da una semplice infiammazione o infezione della vescica fino anche a tumori vescicali che sono di tipo infiltrante la parete, quindi ecograficamente possono anche non vedersi, anzi spesso non si vedono perché infiltrano la parete e quindi non determinano aggetti, cioè qualcosa che va in vescica che noi possiamo vedere ecograficamente, per cui quando uno ha stimoli irritativi è bene fare almeno un esame citologico urinario che va a esaminare le caratteristiche o se ci sono alterazioni di una certa rilevanza sulle cellule urotoliali, che sarebbe l'epitelio, il rivestimento della vescica e di tutte le vie urinarie, oppure fare addirittura una cistoscopia e spesso ancora meglio, le biopsie prostatiche. Quindi la diagnosi differenziale è importante, soprattutto quando ci sono stimoli irritativi. Ecco, questo... Insomma, qualsiasi sintomo comunque non deve essere trascurato e comunque bisogna, la cosa ideale è sempre rivolgersi all'urologo in questo caso. Io penso che la normale procedura è quella a partire sempre dal medico di medicina in generale, cioè che è il proprio medico, medico che poi segue, magari indirizzerà, no? Sì, che è il paziente che stabilirà quando è il momento opportuno per andare dall'urologo. E penso che oggi la preparazione da sempre dei medici di medicina generale è tale da poter stabilire quando è il momento di andare dall'urologo o da qualsiasi altro specialista, insomma, per qualsiasi patologia. Certo. Senta, dottore, lei diceva prima che insomma, i maschietti rispetto alle femminucce si fanno meno prevenzione, si curano un po' meno, sono un po' più reticenti in questo. Ma perché fa così paura, tra virgolette, questa visita anche nell'ambito della prevenzione? Ma non è così solo per la prostata, è per tutto. E spesso noi vediamo negli ambulatori, ma se lei domanda un cardiologo è la stessa cosa. E vediamo che noi maschietti siamo accompagnati dalle mogli. Sì. E io su 10 pazienti vedo che almeno 7 sono accompagnati dalla moglie. Si diventa moglie, un po' forse più fragili, non lo so perché. Ancora rispetto... noi uomini non abbiamo recepito bene il concetto di prevenzione. Cosa che invece le donne forse sarà perché forse anche i mass media hanno cominciato da prima a fare pubblicità, organizzare trasmissioni sul seno, se ne parla di più, insomma. Se ne parla di più. Se ne parla di Però più. Onestamente, questo... onestamente, rispetto ai primi temi, quando io venivo qua, non c'è paragone. Sì, insomma, ecco. Almeno insomma, siamo serviti a qualcosa, dottor Rimini. Parecchio, siamo stati un po' i pionieri in questo, penso no? Che... A parlare. Siete stata una delle prime emittenti, se non forse la prima, che ha fatto questo tipo di trasmissioni e avete fatto un grande servizio sociale, veramente un grande servizio. Oh, veniamo a questa visita, come si articola una visita, cioè se un maschietto volesse venire a fare una visita di prevenzione, adesso parliamo. Allora, che cosa, in cosa consiste appunto la allora, visita? Allora, intanto bisogna stabilire, ecco ne approfitto per fare un piccolo flash. Proprio di prevenzione. C'è una patologia che è misconosciuta, che sarebbe quella del tumore al testicolo. Vi posso assicurare ancora che le persone che vanno a fare una semplice visita o ecografia che dura 10 secondi dei testicoli e salva la vita, certo, ancora sono pochissimi. Ecco, certo, voglio dire, proprio un esame che
innocuo con la sonda ecografica 10 secondi non stabilisce se c'è odore. Ecco, questa è una cosa che dovremmo... Da farsi quando? Perché noi, per noi donne, ci sono degli esami, diciamo, diagnostici che, insomma, vengono consigliati. Si dovrebbe fare da... Ogni anno? No. Sì, una volta all'anno è più che sufficiente. Da che età, diciamo che la fascia di età più a rischio è dai 12, 13, 14 anni fino a 60, ma nessuna età è scevra da, certo, diciamo, da pericolo. Certo. Per cui, dato che è un esame che poi nell'occasione uno può, con un'ecografia possiamo vedere tante cose e fare a volte diagnosi, poi non bisogna mai fossilizzarsi su una cosa. Io personalmente, per mia impostazione mentale e forse anche perché chi mi ha insegnato a fare questo... Si allarga un po'. Sì, mi allargo un po'. No, no, è una battuta proprio, per dire sì, la conosco professionalmente, so come lavora. Proprio, quindi... proprio stamattina, fresco, recente, io ho fatto un'ecografia a un signore per la prostata che, non, come si dice, come diceva Di Pietro, non ci azzeccava niente, sì, con sì, altre cose, e gli ho trovato un aneurisma dell'aorta addominale. Per cui il problema prostata passa in secondo piano, perché questo molto aveva già un aneurisma di... Io l'ho misurato, era intorno ai 6 centimetri, 6 centimetri, quindi già rientra nell'ambito del... Bisogna intervenire. Insomma. Bisogna intervenire. Ovviamente, certo, l'ho mandato dal chirurgo vascolare, ma certo, ecco, trovare una patologia come l'aneurisma dell'aorta addominale significa salvare la vita a una persona. Assolutamente. Quindi è così, non dobbiamo dimenticarci anche di guardare le altre cose. Per uno pennacolica renale, dare un'occhiata ai testicoli, 10 secondi, se possono anche... Assolutamente. Abbiamo allora una telefonata, riprendiamo poi da qui. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove chiama? Buonasera a lei, io chiamo Lorena, provincia di Vibo Valentia. Buonasera, prego. Pronto? Lorena, provincia di Vibo Valentia. Sì, sì, abbiamo capito. Posso fare una domanda al professore? Certo, certo. Sono Agostino Giuseppe, ho 72 anni, ho un PSA totale di 7,35. Sì. Ho un PSA totale di 7,35. PSA libero è 2,27. Sì. E poi hanno fatto anche il rapporto? C'è da preoccuparsi. Allora, è un PSA di 7,25, sembra... Sì, hanno fatto il rapporto, sì. E quant'è? Quant'è questo rapporto? Se no lo facciamo noi subito, perché basta due... guarda, questo non è cosa mia. Non se lo ricorda. No, riesce? Sì, no, c'è qui davanti, ma non riesco a leggerlo. Va bene. Vabbè, due, c'è una calcolatrice, il telefonino. Due quanto il libero? Allora, stiamo facendo in diretta questo calcolo, questo rapporto. Quando è il libero? Credo il 30% qui c'è scritto. Quando? 30%. 30%. Allora, il rapporto è libero. Il rapporto è buono, perché in genere avere un rapporto di 30%, diciamo che è un indice più di un fatto che gioca a favore di un'ipertrofia prostatica benigna o di un fatto infiammatorio. Però ci possiamo fidare, tra virgolette, fino a un certo punto. Io penso che è molto importante vedere se lei accusa disturbi di tipo bruciore urinare e qualche altro tipo di fastidio a carico delle vie urinarie, o se ha fatto la visita urologica, se l'urologo ha percepito qualcosa a livello della visita, qualche momento di consistenza, che la ghiandola non è più, diciamo, di consistenza normale, ma presenta una consistenza accentuata in alcune zone, o eventualmente anche un'ecografia transrettale. E poi, in base a questo tipo di accertamenti, l'urologo stabilirà se è il caso di fare una terapia e ricontrollare la prostata a distanza di un mese, ricontrollare il PSA, oppure stabilire se è il caso di fare delle biopsie prostatiche. Adesso, oppure prima delle biopsie prostatiche... Scusa se la interrompo. Sì. Dica. Sono sotto terapia effettivamente. Sei sotto... Prendo due farmaci. Quale? Il Prostacare... Alfonso Sina. La Fulzosina va bene, e l'altro qual era? Alfonso Sina.
al fuzzosino e l'altro? Il primo. Prostacare. Proscarra. Prostacare. Sarà un integratore. Oppure sarà un nuovo fare, perché prostacare. Prostacare. Cioè, mi devi dire da cosa è composto. Mi devi... Vabbè, adesso è troppo complicato. Magari sarà un integratore. Sì. È un integratore. Non lo so, questo è difficile perché un PSA di 7 va valutato bene. Lei è stato dall'urologo? È un integratore, sì. Sì. Ma lei è stato dall'urologo? Ha fatto la visita urologica? Sì, sì. Vabbè, allora vorrei, allora vorrei dire che il collega è orientato verso una patologia di tipo benigno. Sì, sì. Penso che il collega non le ha detto di ritornare poi a distanza di un po' di tempo per controllare se questo PSA scende oppure no. Quindi sicuramente il nostro telespettatore... Sì, sì, io... lei mi scusi tanto. Io mi scusi tanto, volevo avere una sua opinione sul... Allora, un PSA io non posso... Volevo avere una sua opinione sul PSA. Allora, non si può dare un'opinione sul PSA. Allora, in base al rapporto lei ha delle buone probabilità che il suo aumento del PSA possa essere dovuto a una prostata grossa o anche, anche infiammata. Però noi non possiamo dare un giudizio solo in base al PSA, perché noi abbiamo persone con PSA a 7, a 8, anche a 9, che non hanno tumori della prostata, anche più alti, e non hanno tumore della prostata, e poi invece abbiamo persone che hanno PSA a 1, a 0,8, che hanno tumore della prostata. Quindi l'esame, il PSA, va saputo gestire e non può essere gestito così dal punto di vista senza vedere il paziente. Quindi velocemente cosa consigliamo al nostro... Sicuramente ritornare a fare i controlli, certo, ovviamente. Di affidarsi al suo urologo e poi il suo urologo deciderà se è il caso di fare accertamenti più approfonditi, perché oggi, a parte le biopsie, c'è anche la risonanza magnetica multiparametrica che ci permette di avere delle notizie ancora più precise. Ma questo è l'urologo che poi deve valutare poi al momento della visita. Grazie, grazie, tanti auguri. Allora, noi ci fermiamo per la pubblicità, amici, non cambiate canale perché ritorniamo tra pochissimo. Ben ritrovati. Allora, dottor Imbrogno, stavamo parlando insomma di come si effettua questa visita, anche perché lo facciamo, anche per chiarire bene ai signori maschietti all'ascolto, che insomma abbiamo detto anche con un po' di ironia, no? Che si dedica poco tempo da parte loro alla prevenzione, si ha un po' più di paura. Allora dico, spieghiamo un po' come avviene questa visita in modo tale... Magari tante persone si immaginano qualcosa di invasivo, di doloroso, quant'altro, invece... No, sicuramente è molto meno fastidiosa rispetto alla visita ginecologica. Intanto noi partiamo sempre, che io personalmente... Ci dobbiamo... Il PSA. Mi scusi, dottor Imran, prima di parlare riceviamo la telefonata, sì. Sennò poi va giù la linea e perdiamo la telefonata. Pronto? Allora, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Oh, finalmente una voce schietta. Allora. Prego. Niente, io ho un problema pure del genere. Uh-huh. Niente, praticamente vado spesso al bagno. E questo mi capita anche di notte, mi alzo 2 o 3 volte, è chiaramente una cosa un po' fastidiosa. Solo questo? Volevo chiedere un attimino cosa ne pensi. Io sto prendendo, ho preso delle medicine. Sì, quale farmaci? Allora, per un periodo, per 15 giorni, ho fatto il Ciproxin. Sì. Poi il Ciclo X da 8 mg. Il
Silovix. Questo per sempre mi hanno detto. Sì. E poi il Soma Prost. Soma Prost. Sì. Soma Prost. Vabbè, e se c'è una componente di tipo infezione delle vie urinarie, il ciproxin va bene, però se lei non ha avuto miglioramenti bisogna vedere perché non ci sono stati questi miglioramenti. E io le dico come mi regolo io, cioè io personalmente indago sempre dal punto di vista della visita, faccio un'ecografia renale vescicale, svuotamento della vescica per vedere se c'è residuo e poi faccio un'uroflussometria per vedere l'entità del flusso. Se ci sono questi segni che dice lei e magari ci sono anche un po' di bruciori eccetera eccetera, o faccio fare un esamorino, rinocoltura con eventuale antibiogramma, oppure passo direttamente a dare una terapia disinfettante. Però se poi, diciamo così, poi valuto le dimensioni della prostata, se le dimensioni della prostata sono aumentate e il PSA è nella norma, al limite per fare una valutazione ancora migliore della volumetria posso fare anche un'ecografia transrettale, dopodiché se sono sicuro al 90%, perché al 100% non potrò mai esserlo, né io né nessuno, e passo dei farmaci più consistenti che determinano una riduzione del volume prostatico e migliorano, associate anche al Silovix, la sindomatologia di tipo irritativo che mi riferisce lei. Poi spesso e volentieri, non per ultimo, ci possiamo attualmente le linee guida prevedono che è anche possibile, se non consigliabile, associare anche il Cialis, che è un farmaco che normalmente viene utilizzato per la disfunzione erettile, che ha il dosaggio di 5 mg, che viene utilizzato in questo caso solo esclusivamente perché va a migliorare quei disturbi a carico del basso tratto urinario e nel caso suo potrebbero aiutarla. Però, come le dicevo, puoi dare un consiglio così per via telefonica, televisiva, non è proprio non l'ideale. Massimo. Però diciamo che più o meno il Soma Prost, ma anche bene perché è un integratore, c'è Sereno a Repens, e la Sereno a Repens è bene integrarla perché c'è sempre, come dicevo, almeno anche dai risultati degli ultimi congressi che sono stati fatti sia in campo nazionale che internazionale, nell'ipertrofia prostatica c'è sempre anche una componente infiammatoria, per cui dare questi farmaci, che può essere il Soma, Prost, il Permix, il Proflus, Prostalex, Prostalep e così via, tanto per nominarle quasi tutte. Tanto per non fare nomi, insomma. Ma anche per cercare di nominarle quasi tutte, ma ce ne stanno tanti, e voglio dire, che hanno una componente antiedemigena, antinfiammatoria, non è male. Allora, comunque io... Prego, prego. Un po' di miglioramento l'ho visto, perché prima la notte mi alzavo 3 o 4 volte, no, una sola volta. Quindi il miglioramento c'è stato, per cui io penso che poi o gliel'avrà già consigliato il collega urologo, oppure se non gliel'ha consigliato lei ritorni, perché a volte bisogna anche aggiustare le posologie, le terapie. Per cui magari deciderà adesso di aggiungere qualche altra cosa, e fare un'ulteriore valutazione, fare anche l'auroflussometria se lei non l'ha ancora fatta. E sicuramente... Di questi temi io non ho fatto niente, perché... né ecografia, né niente, solo la visita. Sì, solo la visita, però oggi le abbiamo a disposizione questa strumentazione, per cui è come magari fare una visita cardiologica e non fare l'elettrocardiogramma oppure fare l'ecocardiogramma. Oggi con l'ecocardiogramma possiamo scoprire delle patologie che difficilmente solo con la semplice visita è... Difficile da riscontrare. Difficile da riscontrare. Insomma, alla fine le sta consigliando di completare questa visita, sembra no? Sembra che anche se pare che... Anche perché i risultati che lei sta già avendo con questa terapia sono già soddisfacenti, per cui può ancora migliorare. Ok. Voi li fate questi
Questi esami? Sì, io li faccio, ma penso che li faranno anche i colleghi. Lei da dove da dove chiama lei? Da Cosenza. Ok. Sì, io li faccio, io questa parte diagnostica ho tutto. Per la diagnostica ho tutto. Va bene. Allora, va bene, grazie, e sicuramente io sono d'accordo, cioè una volta che abbiamo la possibilità di utilizzare questi, come dire, questi apparecchi diagnostici, ma perché non utilizzarli, anche perché ci danno una visione più completa, più chiara e tutto quanto. Sì, ma io no? Mi ricordo anche prima, anche dottore, qualche collega, qualche paziente che va fuori, ok, scrivono proprio, si consiglia uroflussometria con valutazione del residuo postmissionale, che è naturale, certo. E su due menzioni, cioè vuol dire che io personalmente lo faccio fare pure, però quando vedo che ho una flussometria incerta, che può essere condizionata anche dal punto di vista psicologico, magari faccio ritornare il paziente dopo una settimana. Dico, guarda, vieni, ma non me la pago la seconda. Cioè, giusto per far capire che non è un fatto commerciale. Assolutamente. Ma, e a volte è bene farla. È indice solo di alta professionalità. Pronto? Penso di correttezza, perché altro. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Chiamo Spencer. L'informazione, volevo parlare col professore. Prego, col dottor Imbrogno, non gli piace questo professore. No, dottore, prego. Il dottore, sì. Io ho 44 anni e soffro di ipotosia prostatica benigna. Sono stati dati più farmaci, però il problema ancora persiste, quindi non so come risolverlo bene. Magari se c'era qualche consiglio che il professore mi poteva dare. Bisogna vedere se ha fatto questo esame che io ho consigliato. Lei intanto avendo 44 anni rientra in quella casistica di sfortunatelli, perché insomma è ancora giovane. Anche, diciamo, però come dicevo l'età si è abbassata sia per l'ipertrofia prostatica benigna e sia per il tumore della prostata. Guardate, prima noi consigliavamo di fare il PSA dai 50 anni in poi, gli americani noi adesso ci sono a 45, vabbè. Poi si esagera, perché alcuni lo fanno fare anche ai trentenni, non noi, lo fanno fare altri mesi. Dottore, che sia va bene. Vabbè, hai fatto bene a farlo, insomma, anche se io lo consiglio, se uno non ha familiarità, dopo i 45. Però rimane il dolore e il fastidio. Vuol dire che ci potrebbe essere una forte componente infiammatoria. E in quel caso... Sì, e poi anche questo esame che ho detto io... Ci sono a volte delle prostate, anche non molto grosse, ma che con quel piccolo aumento di volume che danno, vanno a determinare una, io lo chiamo, ipertrofia del collo vescicale, proprio crescono verso sopra. Quindi anche se uno ha una prostata, diciamo, non molto grossa, a volte può avere disturbi di questo genere. Però se lei ha disturbi di tipo ostruttivo, più o meno severi, ce lo dice proprio l'uroflussometria, che è un esame banale. Banale. L'ha mai fatto questo esame? No, non l'ha mai fatto? L'esame è... L'uroflussometria, l'ha mai fatta? No, questo esame non l'ho mai fatto. No. Non mi è stato consigliato dall'urologo. Se, non... se c'è un'ipertrofia prostatica, questo non l'ho, sì, non l'ho mai fatto. Questo no, non perché non io. È stata consigliata. Io gliela consiglio. Se no, io faccio quello che mi dice il medico. Certo. Io gliela consiglio perché è un esame che non la consiglio, non è che la consiglio io, le linee guida consiglio di fare una valutazione uroflussometrica. Lei come ha notato, il getto dell'urina com'è? Normale o un bolletto? Io la vedo normale, dal mio punto di vista è sempre normale. Però, però lui vedere. Sente dolore, avverte troppo dolore. Sì. Però sicuramente sicuramente ci sarà... È doloroso, sì. Sicuramente ci sarà forte... diciamo. Sicuramente ci sarà una... notevole componente infiammatoria, punto. Poi, ho capito. Infiammatoria, però può darsi pure che il suo flusso è normale, perché è la vescica che si contrae con forza, però a lungo andare la sua vescica si stanca, Allora, se è il caso uno deve dare, vediamo che l'esame flussometrico è un esame che è nei limiti della norma, ma perché lei utilizza moltissimo l'uso, la forza della vescica, allora a quel punto si possono dare dei farmaci che vanno ad aiutare il collo vescicale a liberarsi. Poi possono esserci anche delle altre patologie che magari non sono vere e proprie
legate all'aumento di volume della prostata, ma dovute ad alterazione del collo vescicale che diventa sclerotico, diventa più rigido in poche parole, e per cui risponde anche meno bene alla terapia. Però da quello che mi dice lei mi sembra che ci sia una prostata con una notevole componente infiammatoria. Per quindi cui, insomma consigliamo di fare questa visita più completa. Alimentazione. Sì. Alimentazione. Se stiamo a parlare dell'alimentazione dovremmo togliere tutto, ma grosso modo tutti i cibi che fanno male al resto del corpo fanno male anche alla prostata, quindi l'alimentazione con troppo grassi, troppo condimenti fanno male, una dieta grassa fa male, però grossamente in linea di massima quelli che principalmente noi aboliamo al 100% sono la roba piccante, quindi le spezie piccanti, i super alcolici. E la birra, perché ha un notevole potere congestionante, diciamo, e poi al limite il vino proprio no, insomma un bicchiere di vino a pranzo e cena lo potrebbe anche bere. E poi anche le abitudini sessuali sono molto importanti, tanto per esempio ci sono molte persone che ancora praticano il coito interrotto e quindi praticamente quello è una botta alla prostata. Non va bene. In questi casi non va bene. E anche altri tipi di comportamenti che poi insomma possono avere. Poi magari ve li dite in separata sede. Tra maschi. Dottore. Prego. Tra maschi ve li dite. Allora, no, adesso a parte... Grazie. La ringrazio, dottore. Grazie a lei. A lei. Arrivederci. Allora, no, dicevo che insomma poi ci sono appunto questi consigli, anche se leggevo che la comunità scientifica non ha come dire, riscontrato questa correlazione tra questo tipo di disturbi e un'alimentazione, però voi medici, urologi soprattutto, consigliate appunto... No, io vedo pazienti che come assaggiano alcune persone, cioè, perché proprio siamo c'è diversi. La telefonata. Però voglio dire, ci sono persone che mangiano peperoncino a tutto spiano e non avranno mai una prostatite. Persone che, certo. Io ve lo posso assicurare, che persone che c'ho un paziente dice non mi perdono una volta. Sì. Come assaggia un po' di peperoncino e gli scoppia la prostatite. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove chiama? Da Reggio Calabria. Prego. Volevo chiedere una cosa al professore. Sì. Reggio Calabria. Volevo chiedere al professore. Sì, sono dottore Imbrogno. Arriva l'audio un po' in ritardo, ma noi ormai ci siamo abituati. Mi sente? Sì, benissimo. Sì. Perfetto, le volevo dire, ho 62 anni, ho un'ipertrofia prostatica, mi hanno detto benigna, non ho problemi dimensione, non ho problemi sessuali, mi alzo una volta la notte, non mi scappa da fare, non c'ho delle perdite, non ho bruciori. L'unica cosa è che tempo addietro, dopo che facevo, dopo la menzione, facendo due o tre passi, avevo la necessità di ritornare a svuotare un altro poco la vescica. Sto prendendo adesso l'Oxandral e il Somatrost. Sì. Non sento più la necessità di ritornare in bagno per svuotare la vescica. L'unica cosa che ho questa prostata che è 2,5 volte il suo volume. Il PSA è quasi a 7. Quando? Però il PSA libero e il rapporto che c'è, il medico mi dice che è buono. Allora, intanto questo dimostra il fatto che non obbligatoriamente avere una prostata grossa significa avere grossi disturbi. Cioè, in poche parole, se noi poniamo la domanda al signore che sta parlando adesso, sì. A lui, lei come definirebbe, in base ai disturbi che ha adesso per la prostata, la sua qualità di vita? Insufficiente, sufficiente, discreta, ottima o eccellente? Se lei deve vivere con i disturbi che ha adesso per tutta la sua vita, la sua qualità di vita come sarebbe? No, buona. Io non vedo niente allora, di... La preoccupazione mia è il PSA alto.
Allora, il PSA alto, come ho detto, il PSA noi lo dobbiamo saper gestire, perché il PSA, io personalmente, molti dicono che non serve a niente. Allora, il PSA effettivamente preso singolarmente non serve a niente, però è anche vero che noi abbiamo scoperto tanto tumore della prostata grazie al PSA, perché poi molti maschietti sono venuti da noi perché hanno visto il PSA alto. Ecco, però effettivamente preso singolarmente non serve a niente, va saputo analizzare il PSA. Un PSA è un oggetto di 62 anni, giusto? Con una prostata di 2 gradi e mezzo, quindi sarà una prostata almeno di 70 grammi. Sì. Ecco, quindi se calcoliamo che anche il tessuto adenomatoso, quindi il tessuto prostatico benigno, produce il PSA, 82. 72, ci ho azzeccato pieno. In pieno è l'esperienza. Allora, quindi praticamente è l'urologo alla visita che è l'esame più importante. La visita è l'esame più importante, perché quello che percepisce la vista è una cosa fondamentale. Magari avrà fatto anche il rapporto Ho fatto già libero-totale. tre visite e la transrettale. Ha fatto anche la transrettale, per cui se tutto è negativo, io personalmente continuerei a monitorare questo PSA, tenerlo sotto controllo e vedere come va. E ovviamente se poi gli aumenti nel corso del tempo cominciano a essere al di sopra di un certo valore, per esempio se ogni anno lei da 6 passa a 6, a 7, da 7 passa a 8, allora a quel punto insomma è bene fare degli accertamenti più approfonditi, perché noi, intanto lei come ipertrofia prostatica benigna, è una persona che non è da operare, perché le linee guida dicono che il paziente non va operato in base al volume prostatico, ma in base ai disturbi. Ecco, Esatto. per cui noi abbiamo persone di 90 anni che vengono, non hanno nessun disturbo, magari i figli li portano per controllo, dice dottore non si è fatto mai una visita, il paziente dice io non mi alzo la notte, urino con altre normalmente, i figli confermano che è così. Per cui dico, stai tranquillo, guarda, non ci venire più da me perché non è il Certo, caso. ma comunque il nostro Allora, amico telespettatore ci il diceva che discorso. lui sta bene, cioè adesso è ben Ecco. compensato, come dire, l'unica sua preoccupazione era questo valore del PSA. Allora, se questo valore del PSA. Dottore, mi scusi, mi scusi. Mi Prego. scusi. Mi Dica. scusi, io l'unica cosa, l'unico problema che ho riscontrato, che non capisco il perché, che quando mi siedo sulla tazza del water per defecare non riesco a urinare. Ma a volte ci possono essere questo conflitto, a volte alcune persone che hanno la prostata grossa invece urinano in quel modo, perché si ha un migliore uso del torchio addominale, però la posizione, diciamo, naturale dell'uomo non è quella per fare, Per diciamo, fare la per pipì. fare la pipì. Per cui io non ci vedo niente di particolarmente significativo. Quindi può Niente di stare cui tranquillo. Ma preoccuparsi. mentre prima semmai sarebbe stato da prendere in considerazione l'opposto. Quindi io le consiglio, penso che questo l'avrà già valutato il suo urologo, di tenere sotto controllo, no, il fatto di tenere sotto controllo questo PSA e poi se è il caso, perché purtroppo diciamo, noi la sicurezza al 100% che una persona è affetta solo ed esclusivamente da ipertrofia prostatica benigna non la potremo mai avere, perché c'è una percentuale. Bisognerebbe fare una biopsia. Ma nemmeno, perché guarda, le biopsie vanno fatte al momento giusto, quando c'è anche perché un buon 40-50% delle biopsie, soprattutto su queste prostate grosse, spesso vengono negative anche in persone che hanno un tumore della prostata. Allora, o una lesione ben evidente, oppure se c'è un fondato motivo di pensare che quella persona possa avere un tumore della prostata, io personalmente consiglio di fare una risonanza magnetica multiparametrica che eventualmente va a individuare delle zone più a rischio che noi non vediamo magari con l'ecografia e non riusciamo a percepire neanche con la visita, allora, ma ci deve essere un valido motivo. Però io ho Ecco. percepito una cosa, che il nostro telespettatore è un po' in pensiero, in tensione,
Quindi nel suo caso, se si volesse tranquillizzare, potrebbe fare una risonanza? No, no, vado a indicare sempre, sempre, bene che riceva sempre lo specialista, perché altrimenti andiamo a fare esami inutili, costosi, non inutili, costosi, che tutti gli esami vanno fatti al momento. Grazie. Ok. Grazie a lei. Dottore, è stato esaustivo, la ringrazio, stato chiarissimo. Grazie a lei. Grazie, tanti auguri per la sua salute. Allora, dove ci eravamo interrotti? Io non mi ricordo alla più. Vista, che non riusciamo a concludere questa visita, va bene. Ho detto, il PSA io penso che sia bene farlo, anche dopo una certa età conviene farlo, perché a volte ci indirizza su determinate cose, però non possiamo dire fai il PSA e fermo lì. Alcuni fanno il PSA, dice no dottore, non sono venuto, avevo il PSA 1, quindi no. Fare il PSA, ma bisogna fare almeno la visita. La visita è semplice, specialmente chi capita con me, perché guarda, io ci ho detto proprio... la manina delicata. La manina delicata. Sì. Però in genere, anche se chi non c'è delicata, non è un esame. Bisognerebbe, sicuramente, a livello anale, virare il dito, la prostata è subito all'imbocco, diciamo, del canale anale, e vedere la grandezza e soprattutto la consistenza di questa ghiandola. Se troviamo una consistenza buona al 99, all'80%, possiamo dire che partiamo col piede giusto. Associato al PSA, partiamo col piede giusto. Se poi vogliamo essere proprio più scrupolosi, facciamo anche un'ecografia transrettale, ma che ci aiuta più che altro a fare una valutazione volumetrica o vedere anche delle zone che noi con la visita non possiamo percepire, per esempio nella parte centrale, dove una volta si pensava che non potessero insorgere i tumori, mentre adesso si è visto che una certa percentuale di tumori può insorgere anche in quella zona di transito, diciamo la parte centrale della ghiandola, per farmi capire meglio dai telespettatori. Sì. Quindi sì. Io penso che se tutto, che PSA normale, visita normale, ecografia normale, se il paziente non ha disturbi, dice no, io non ho, il flusso è normale, eccetera, eccetera, ma se è il caso, una uroflussometria, anche perché non è costosa, gliela questo, facciamo pure. Ed è tutto nella norma, si fa un controllo annuale, ogni anno e mezzo, secondo poi come vanno le cose. Quello che volevo dire, il fatto dell'alimentazione... Ci ritorniamo dopo la pubblicità, perché incombe. Però ricorda che è chiaramente quello che dobbiamo fare. Ci leghiamo da lì, amici, a tra poco. Ben rientrati. Allora, vogliamo ritornare un attimo, abbiamo detto qualcosa riguardo all'alimentazione, lei mi diceva, voleva aggiungere, chiarire una cosa. Volevo dire questo, cosa. Che forse sì. L'alimentazione, come giustamente hanno stabilito gli studi scientifici che sono stati fatti, l'alimentazione non influisce sull'aumento della prostata, però su, per esempio quello che dicevo prima, le spezie piccanti, la birra, eccetera, hanno notevole influenza sulla componente infiammatoria. Assolutamente. E spesso se uno c'ha una prostata grossa che uno riesce a mantenere sotto controllo con la terapia, eccetera, eccetera, però siamo lì sulla bilancia, sicuramente basta non una c'è... piccola infiammazione per determinare una ritenzione acuta. Certo, magari non c'è correlazione dell'insorgenza, però lei dice giustamente, una volta assodato che c'è il disturbo, insomma cerchiamo di evitare questo tipo di alimenti che possono insomma, creare maggiore irritazione, no? Come abbiamo appena detto, i superalcolici, anche il cioccolato mi pare, consumare troppo cioccolato o no? Ma il cioccolato sì, secondo me alcuni, però se uno non esagera, è come i caffè, io personalmente non ho mai detto a uno non prenda nessun caffè, io penso che un caffè dopo caffè, diciamo, ci possono stare, come anche il beneficio della... persone più sulla componente irritativa, sul fatto di andare a urinare più spesso perché potrebbe stimolare un po' troppo la vescica, ma sempre dipende dalla sensibilità individuale, insomma. Certo, e comunque insomma un po' quello che si dice in generale, anche bere almeno 1,5 litri d'acqua, no? L'acqua tutte queste cose. L'acqua è fondamentale. Possono. Un consiglio che do a chi è affetto di ipertrofia prostatica è quello di non trattenere, alle donne anche, però anche se hanno la prostata, però se no facciano i cistiti, e quella di andare a urinare, non trattenere assolutamente l'urina, e se uno si trova fuori va in un bar
e deve andare là perché altrimenti rischia la ritenzione acuta. Questo le donne insomma spesso si fa, no? Si trattiene più del dovuto e non va bene. Questo non va bene. E lei diceva pure soprattutto i consigli alimentari in caso di prostatiti, no? Sì, diceva, sì, soprattutto sì, in quella. Sì. I sintomi sono un po' simili o no? Prostatite, cioè la prostatite acuta, i sintomi sono proprio eclatanti perché il paziente ha disturbi, tutti questi disturbi ma amplificati, quindi la pollacchiuria amplificata, dolorosa, c'ha febbre, anche febbre alte, proprio perché la prostatite acuta è un quadro veramente quasi, che si può arrivare quasi fino alla ritenzione. Però fin quando si può evitare il catetere, è bene perché si rischia anche che introducendo il catetere si può facilitare la diffusione dei germi nell'apparato circolatorio e quindi determinare una setticemia. Però c'è di buono questo, che se uno fa una diagnosi di prostatite acute e la cura bene, ma bene, 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 cioè pesante, allora il paziente nel 99% dei casi guarisce perfettamente. Altrimenti se non viene si va curato bene, recidiva. Tende a cronicizzare. Quello che è il guaio sono le prostatite croniche. Perché le prostatite croniche poi... Quindi lei dice fare una quando dice andarci giù pesante vuol dire fare una terapia farmacologica? Sì, lunga e forte. Forte. Associata con antinfiammatori, terapia iniettiva, dare anche qualche alfalitico che facilita la menzione perché nel periodo che il paziente ha la prostatite acuta, dare una bella curetta, allora si riesce a guarire bene il paziente bene. E difficilmente avrà anche potrebbe altri avere episodi, recidive, magari ho la cronicizzazione. Si potrebbe avere delle recidive, ma in genere non evolve in prostatite croniche. Se invece viene curata male, diciamo il percorso naturale verso la prostatite cronica, e poi le prostatite croniche, non dico che non si curano, perché si curano anche, però le percentuali di successo sono non molto alte. Non molto alte, però possiamo avere un miglioramento della qualità di vita. Certo, soprattutto insomma, sono dei sintomi abbastanza fastidiosi che vanno ad inficiare la qualità di vita, abbastanza seriamente. Allora, detto tutto questo, anche da ciò che è trapelato dalle telefonate dei nostri maschietti a casa, spesso è venuto fuori in alcune telefonate anche mi devo operare, non mi devo operare, è il caso di intervenire. Allora, intanto è già venuto fuori che cosa? Che prima di arrivare ad un intervento e quindi a effettuare una procedura chirurgica, che sia mini-invasiva piuttosto che più, insomma c'è prima la terapia farmacologica nel caso dell'ipertrofia. Allora, la terapia farmacologica, intanto tutto, come dicevo prima, non tutto è legato al volume prostatico, perché noi abbiamo pazienti con prostate grosse, però di consistenza morbida, che non determinano nessun tipo di ostruzione e né di tipo irritativo a carico della vescica, per cui il paziente potrebbe anche non prendere nulla. Okay? A volte è giusto perché qualcosa la deve dare al paziente quando va dal medico, gli puoi dare un integratore. Quindi pazienti che nonostante hanno una prostata grossa non hanno bisogno di niente. Poi c'è la terapia farmacologica, penso che sia normale, prima di fare un intervento uno che fa? Fa la terapia farmacologica, uno c'è i diverticoli alla vescica, che fa? Fa una terapia, i diverticoli all'intestino, che fa? Fa una terapia farmacologica. Certo. Poi se si infiammano fa una terapia farmacologica, se si perforano che danno una prostatite operi. Quindi questo è il percorso che vale per tutto. E considerando che un'alta percentuale di pazienti risponde bene alle terapie farmacologiche. Riprendiamo da qui dopo la telefonata. Pronto? Buonasera, Pronto? Da dove chiama? Buonasera, da dove chiama? Senta, buonasera, io chiamo da Reggio Calabria, sono quel signore di prima, 62enne. Ah, sì, da Reggio, prego. Mi ero ricordato di domandare una cosa al professore. Sì. Sì, esatto. Circa 12 anni fa io ho avuto una prostatite acuta per cui il PSA mi è salito a 26. Sì. Fatta la domanda? Questa è la domanda? Ho fatto una cura di antibiotici ed è scesa. Non ho avuto, tipo questa ipertrofia può essere causa di quella prostatite? Allora... Diciamo che la prostata si può infiammare a prescindere dal volume, ma diciamo che uno che è affetto da ipertrofia prostatica
forse leggermente più soggetto, ma le prostatiti vengono anche persone che hanno prostate normali. Vengono anche, ma lui dice, avendo io sofferto di prostatite, è potuto poi evolvere nell'ipertrofia? No, la prostatite evolve in ipertrofia? No. No? No, no, no. Io ho capito così. La prostatite e l'ipertrofia prostatica sono due patologie distinte e separate. Però che lei ha avuto il PSA... Ah, no, questa era la mia domanda, Era questa la domanda? No. Allora, che la causa dell'ipertrofia sia stata la prostatite? No, no. Perché lei, una volta che ha risolto il quadro infiammatorio, è ovvio quando una ghiandola o anche qualunque vertebra si infiamma, si ingrossa. No, quindi aumenta a contribuire all'ingrossamento. Ma poi, una volta che ha risolto il fatto che ha determinato l'infiammazione, la prostata ritorna nel suo volume normale. Quindi non ha determinato... Quindi lo escludiamo. Tranquillizziamolo. Ok, grazie. Grazie. No, un'altra domanda gli volevo fare, se è possibile. Prego, prego. Sì, come no. Prego, faccia pure. Lo so, ma... Professore, il problema che durante l'atto sessuale, al momento dell'orgasmo, c'era un dolore vaginante sul lato sinistro del fianco, era la prostatite? Se era durante il fatto dell'infiammazione, sì, a volte si può radiare anche lungo il decorso del deferente e poi arrivare anche a volte più in alto. Sì. In quel periodo, sì, era in quel periodo. Sì, se era in quel periodo a volte si hanno anche delle eiacolazioni dolorosissime, anche, a volte si possono avere anche dell'emospermia, cioè presenza di sangue nello sperma. Sì, ci sta. Esatto. Ci sta. Va bene, grazie. Allora, stavamo dicendo delle varie procedure, quindi le diceva, insomma, c'è prima quella farmacologica, a volte noi diamo solo degli integratori. Ovviamente anche le terapie farmacologiche non sono scevre da pericoli, però voglio dire, è ovvio che conviene prima curare farmacologicamente. Mm-hmm. Quando la terapia farmacologica non fa effetto, e allora bisogna avere la correttezza di stabilire quando il paziente va operato e non va operato. No, non bisogna eccedere né in un senso e né nell'altro. Certo. Perché se il paziente comincia a, nonostante la terapia, la notte si alza tre volte, quattro volte, se esce fuori con gli amici o con la moglie e magari non ha un bagno subito pronto, ha molta difficoltà a trattenere l'urina, il flusso è molto lento, poi andiamo a valutare il residuo e il residuo comincia a essere consistente di 120, 130, 140 millilitri, a quel punto è indicato l'intervento chirurgico. Certo. Infatti, appunto, quello che lei diceva, no? In base alla sintomatologia, se è, diciamo così, abbastanza che va ad inficiare la qualità di vita o che si sente troppo dolore, eccetera, allora in questo vi fa orientare verso un tipo di intervento piuttosto che un altro, che poi sono tutti, la maggior parte vengono effettuati sia con il laser e sia chirurgicamente, insomma con la chirurgia tradizionale. Ormai la chirurgia tradizionale diciamo che è stata quasi abbandonata, tranne pochi casi in cui per esempio si ha una grossa prostata associata a una calcolosi vescicale, grossi calcoli che potrebbero essere fatti anche per via endoscopica, cioè senza taglio, però se noi pensiamo che per bombardare e per frantumare questi calcoli ci vuole un lungo periodo di tempo e magari per fare poi la prostata ancora più tempo, e spesso e volentieri non si possono fare neanche nello stesso tempo, per cui questa potrebbe essere l'unica indicazione a fare l'intervento a cielo aperto in cui si asportano subito i calcoli e si asporta la prostata. Però nella maggior parte dei casi ormai si fanno per via endoscopica, tanto per farci capire dai pazienti, senza taglio. Ecco, sempre per via transuretrale, no? Sempre per via transuretrale. Per via transuretrale, dall'uretra. Sì. Dall'uretra. Sì. Okay. Praticamente ci sono varie metodiche. Io personalmente penso che quella che ancora non ho io, ancora per tutte le società di urologia, il gold standard, cioè il trattamento migliore, è la resezione transuretrale della prostata effettuata con il resettore che praticamente agisce con la corrente elettrica. C'è come una specie di gancio che va a resecare tutta la parte ingrossata,
Okay. Quindi si taglia quell'eccesso di... Quella parte che è ingrossata, la parte centrale, come sì. se lei avesse un'arancia, infila dentro l'arancia sì. questo letto e va a spottare la polpa, okay. però rimane la buccia. Ok. Ok, questo è il trattamento. Ovviamente poi stanno facendo grande strada i laser, e io personalmente penso che sono quei laser che permettono una resezione come, la, come fa la resezione elettrica, cioè il laser a tullio... Sì. E la sera d'olmio, perché permettono di asportare l'adenoma, fare una morcellazione, e praticamente significa triturare questa adenoma, che viene tutto poi eliminato e viene analizzato. Sì, ripartiamo un attimo sì. da qui dopo la telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove chiama? Chiamo da Amantea. Amantea, prego. Dunque, io chiamo da Amantea, Ho 82 anni e desidererei porre al dottore alcune domande. Sono stato operato alla vescica di alcuni diverticoli. In un ospedale romano. Contemporaneamente mi è stata diagnosticata una prostatite che poi si è trasformata in ingrossamento della prostata. Sì. Per la quale sto assumendo una compressa di Alodart 0,5 mg e un'altra di Urorec di 8 mg di... Dunque io, la quantità dell'urina espulsa praticamente va abbastanza bene, anche se la notte mi alzo. Mi alzo qualche volta. Pronto? Sì, la sentiamo. Posso continuare con questo ritmo? Sì. Può prendere tuttavia sorge un problema, perché ancora sono abbastanza valido sessualmente, cioè che l'espulsione dello sperma non avviene e quindi praticamente ritorna indietro. Sì. Ora, per evitare questo inconveniente, che probabilmente dipende dall'Urorec, sì. è possibile sostituire questo farmaco? Sì, si può sostituire. Diciamo che il fatto che l'eiaculazione retrograda, il fatto che lei non... Oppure continuare così, perché vada abbastanza bene. Allora guarda, se a lei non crea grossi problemi psicologici, io personalmente consiglierei di continuare così. Se invece questo le crea problemi psicologici a livello sessuale, allora potrebbe prendere in alternativa l'oxtatralle. Però il fatto dell'eiaculazione retrograda non è un effetto collaterale, cioè il fatto che non esce lo sperma sta a significare che quel farmaco che lei sta assumendo agisce con la massima efficacia, quindi è un segno positivo. È come se lei, in poche parole, si fosse fatto un'operazione con i farmaci, ok? Quindi io personalmente, se a lei non crea problemi di tipo psicologico, io le consiglierei di continuare con questa terapia. Va bene, era questo che volevo sapere, la ringrazio molto. Senta, potrei farmi visitare da lei qualche volta? Certo. Allora, noi dopo la trasmissione, sì, se lei richiama a fine trasmissione, sicuramente le forniranno i recapiti del dottore. Anche perché frequento molto Cosenza, quindi... Va bene, grazie. Grazie. Allora, simpaticissimo, dunque attento, no? Poi, sì. Perché poi non è detto, magari si sta bene tutto, però c'è sempre quella volontà di tenere la situazione sotto controllo. Sta bene, la qualità di vita è buona, per cui...
Esatto, esatto. Non è corretto, insomma, andare a operare una persona solo perché c'è la prostata grossa, ma c'è una buona qualità di vita. Perché non dimentichiamoci che anche con gli attuali strumenti che abbiamo a disposizione, però quando uno fa un intervento chirurgico, diciamo, la complicanza è sempre in agguato, non dimentichiamo. Ecco, proprio questo le volevo chiedere, rispetto a queste procedure chirurgiche, appunto, che siano con il laser, che siano l'altra procedura di cui ci ha parlato, ci ha spiegato prima, eccetera, ci sono dei rischi, ci sono delle possibili complicanze? No, complicanze ci sono come tutti gli interventi chirurgici, però voglio dire, grosse complicanze no, se l'intervento viene fatto bene, diciamo, non ci sono, la maggior parte degli interventi sono risolutivi e sono fatti bene. Stavo parlando dei laser, il laser Artulio e Olmium, perché per me, io parto dal concetto che noi dobbiamo fare il possibile che il materiale che noi andiamo ad asportare deve essere analizzato dal punto di vista anatomopatologico, perché abbiamo detto che anche nelle zone che prima pensavamo che c'era una bassa percentuale di tumori, invece si possono trovare. E questi sono i cosiddetti carcinomi incidentali. Magari noi, con l'avanzare dell'età, tutti noi svilupperemo un tumore della prostata. Però, per fortuna, la maggior parte di noi moriremo per altri motivi, ma non per il tumore alla prostata. Però, se facessero l'autopsia a tutte le persone decedute dopo i 90 anni, a tutti quanti troveranno... Si sarebbero ammalati di questo. E spesso vuol dire, noi operiamo delle prostate, che sono grosse, si operano delle prostate che poi vengono fatto l'esame istologico e all'interno della componente adenomatosa si trovano delle aree di tumore della prostata. Quindi ecco perché l'importanza rispetto ad altri esami, ad altri tipi di laser che invece determinano una vaporizzazione del tumore ma non permettono di fare l'esame istologico. Ah, ecco, quindi insomma anche lei dice lo preferiamo per questo motivo, perché questa tecnica, questa procedura ci dà l'opportunità poi di analizzare e di prelevare questo materiale che noi togliamo, di farlo analizzare, però, e ci dà migliori, ci tranquillizza. Questi qua potrebbero avere la loro utilità, persone molto anziane, con comorbilità, tipo altri tipi di... che non possono sopportare interventi particolarmente lunghi, oppure che magari anche il sanguinamento non deve essere eccessivo, potrebbero fare ricorso a questo tipo di vaporizzazione, che poi, pazienza, non possiamo fare l'esame istologico, ma là c'è una motivazione. Ok, comunque, insomma, alla fine poi è sempre il professionista che valuterà che da caso in base al caso. Singolo caso, noi lo diciamo sempre per tante altre cose, insomma, ogni storia è una storia a sé. E quindi poi per esempio, sarà... al centenario che dicevamo prima hanno fatto la vaporizzazione. Certo, ma mi sembra anche in virtù di ciò che lei ha detto. Allora, abbiamo l'ultimo minuto a nostra disposizione. In che cosa lo spendiamo? Io lo spenderei per fare un appello ai maschietti che oggi ci hanno seguito ovviamente in maniera particolare sulla prevenzione. Sì, la prevenzione è come sempre di tipo alimentare, come su tutte le cose. E poi soprattutto la prevenzione consiste nel fare la visita. La visita. Cioè, magari non prevenzione fatta all'età giusta, se si hanno possibilmente prima che compaiano dei disturbi, ma io penso che dopo i 45 anni, 50 anni, se uno c'ha la familiarità per tumore della prostata, abbassarla a 45, ma poi nell'occasione magari fare anche un controllo dei testicoli. Esatto, io mi volevo legare proprio a questo. Lei poco fa ha menzionato anche l'utilità di fare una visita preventiva anche per i testicoli. Perché l'età è diversa, perché noi partiamo dai 12 anni fino a 60, perché... ma la può fare anche il ragazzo più giovane, dire, o la persona più grande, ma in questa fascia d'età soprattutto, anche perché il tumore del testicolo non le possiamo portare, ad esempio, di tumore che guarisce nel quasi 100% dei casi. E spesso, se in fase iniziale, senza nessun'altra terapia, e spesso oggi, senza neanche asportare tutto il testicolo. Ecco, quindi insomma amici, alla fine abbiamo detto delle cose, veramente il dottor Imbrogno ha detto delle cose importanti, siamo partiti, abbiamo ben snocciolato l'argomento dell'ipertrofia prostatica benigna, però siccome insomma lui dice un messaggio rivolto ai maschietti, già che ci siamo ricordiamo anche questo. Allora, grazie dottor Imbrogno. Grazie a voi. Il tempo è volato veramente. Grazie a voi amici per averci seguito e vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Buona serata.